Stasera proverò a rispondere a tutte le persone che mi hanno scritto facendomi delle domande sull'eremita di Bagnaia. Hanno letto appunto questo racconto sull'ultimo mio libro. Adesso dirò un'altra cosa un po' particolare, perché prima di rispondere alla domanda, tentare di rispondere alla domanda, perché la risposta della domanda sarebbe una cosa enorme, però prima di tentare di rispondere alla domanda perché quest'uomo è venuto qui, ci sarebbe da fare un altro, di guardarsi intorno. Intanto questa zona è stata sempre detta che era una zona magnetica, una zona un po' particolare, cioè, abbiamo la Villa Lante che è tutta esoterica, ogni goccia di acqua che scende dalla montagna per attraversare Villa Lante è tutta bagnata dall'esoterismo, per cui Villa Lante di per sé è una catena forte di energia. Poi ci sono i cimini, una terribile selva cimina, il terrore dei romani, che era infestata da tutto, era infestata di acque bollenti, di animali belve feroci, folletti terribili rossi che uscivano la sera dalle crepe della terra. Ci sono delle leggende fantastiche intorno ai cimini. Però quello che ha scoperto adesso uno studioso sui cimini è quello che mi ha sconvolto a me in particolare ed è quello che voglio raccontarti. Per ritornare al discorso del perché Padre Giuliano era qui, questo studioso ha ritrovato, facendo delle fotografie tutti intorno alla Piana Sacra, ha fotografato la postura di queste tre strane montagne. Ecco, sono tre montagne che adesso vi vado a dire come si chiamano. La prima, il numero uno, è San Valentino, che bagna la Villa Lante, porta l'acqua a Villa Lante, un'acqua magnetica, un'acqua tutta particolare che contiene appunto tutta questa energia esoterica. Poi c'è la piccolina al centro che si chiama Rocchetta e poi c'è la terza, si chiama Monte Lestro, ma quella che non vediamo è la più fantastica, è il numero 4 che è la Piana Sacra, tutto il Tempio delle Figlie della Luna che è nascosto o protetto appunto da queste montagne che sono alienate come le piramidi in Egitto, come le piramidi sulla piana di Giza, e forse somigliano a loro volta che somigliano alla cintura di Orione. Queste strane montagne appunto hanno destato tanta curiosità. Forse era per queste montagne che magari Padre Giuliano è venuto qui, forse sono dei segnali per chi deve venire dall'alto, è una pista d'atterraggio. Che cosa sono queste montagne? Cosa stanno a fare? Hanno certamente questa forza magnetica. Accanto a queste montagne, appunto dietro, con la Piana Sacra, abbiamo anche, come lo sanno ormai tutti, questa Ioni, questa grande Ioni, che le Ioni sono venerate in Oriente. Come mai sono qui da noi? Però Padre Giuliano veniva dall'Oriente. Forse aveva bisogno di vedere questa Ioni che sembra e raccontano che si trova soltanto seguendo le stelle, questa grande Ioni che Padre Giuliano forse è venuto a venerare. Sempre sulla Piana Sacra c'è questo essere alato che la leggenda voleva che scendesse per fecondare la regina ogni 3.000 lune. Questi giorni, leggendo il pianeta degli dèi, ho visto che dal cosmo scendevano delle creature ogni 3.600 anni. Quindi non sappiamo per lune che cosa intende quando nella Piana Sacra, i racconti della Piana Sacra, per lune che cosa intende, quale luna intende ogni 3.000 lune, però c'è questo 3.000 che ricorre, 3.000 lune, 3.600 anni. Anche questa è una domanda che si sono poste. È inquietante che si sono posti in molti, quindi vuol dire che Padre Giuliano forse stava trasmettendo da qui qualcosa, poteva Padre Giuliano con il pensiero comunicare con i suoi fratelli, appunto, perché io leggevo, è stato dimostrato che pensieri altri non sono che frequenze di onde, che possono essere proiettati anche a distanze incredibili. Ma che distanza? È possibile che Padre Giuliano comunicava appunto da qui? E poi che distanza se c'è ancora gente che comunica con lui oltre la morte? Per cui queste distanze incredibili bisognerebbe quantificarle, che cosa si intende? E sono le stesse distanze che racconta il pianeta degli dèi, distanze lontane che possono controllare a noi che siamo qui? C'è solo una cosa in particolare che
vi voglio far leggere perché vi voglio far sentire, voglio far ascoltare questa cosa. Quando hanno comunicato una domanda che hanno fatto con questo libro per comunicare con l'oracolo della forza astrale, hanno posto una domanda e lui ha risposto. Ha risposto in maniera un po' particolare. O essere inquieto che leggerai questo libro. E già questo a me mi fa tremare perché questa risposta fatta tanto tempo fa è universale ed è per sempre. Quindi sta parlando con me. Essere inquieto che leggerai questo libro. Ricordati che la vera forza sta nell'umiltà che è l'opera più bella. E poi quello che si può fare nel mondo è aiutare coloro che cadono. Lui dice che alla domanda che gli hanno formulato, che la cosa più importante che un essere umano possa fare su questa terra è aiutare gli altri. Perché poi continua, il primo faraone, che nondimeno era figlio del sole, perdette la sua superiorità perché per essere venuto meno a un elemento essenziale di giustizia, cioè per non essere stato giusto. Il figlio del sole è diventato un mortale come gli altri. L'uomo nasce con il suo destino già segnato, perché così deve essere, ma è libero di scegliere tra il bene e il male. Il destino è il frutto di una vita precedente, trascorsa su un altro pianeta, in circostanze che gli uomini non sono in grado di cogliere. Sono senza numero i pianeti che bisogna percorrere nel corso di innumerevoli esistenze. Ma quello che è certo è che nessuno ritorna mai più sullo stesso pianeta. Questa è la risposta formulata appunto dall'oracolo. E tutte queste domande messe insieme, tutte queste particolari che raccontano appunto di questa, la cosa essenziale che esce fuori, di questo magnetismo che c'è qui in questa zona, questa forza magnetica. E se veramente Padre Giuliano riusciva a comunicare, questo spiegherebbe il perché di un viaggio così tormentato e tormentoso, un viaggio così lungo che avrebbe fatto questo monaco, se veramente c'era la possibilità di dimostrare, di comunicare col pensiero molto lontano da qui, per distanze incredibili. È che è questo che mi rimane in testa. Quali sono questi? Come narrava zia Mattia, padre Giuliano dal suo convento innevato ha aperto la famosa porta di pietra senza serrature ed è scivolato in un anfratto segreto nel regno esoterico della carta, là dove il respiro si arresta e dove in un attimo solo il viaggiatore può vivere mille e mille anni di storia. Infine, dopo aver visitato i popoli, i vulcani e tutte le potenze cosmiche che vivono in quel mondo sotterraneo, per risalire nel sole, ha sollevato con la sola forza della mente il famoso portale del Montecchio, che altro non è che il masso che zia Mattia chiamava trono delle streghe, dove l'essere alato ogni 3.000 lune scendeva dal cosmo per fecondare la regina Isotta. È bello pensare che il nostro superbo portale ha un identico gemello sui monti innevati dell'Himalaya, anche perché se c'è un ingresso, parimenti c'è un'uscita che è il suo esatto contrario. Un'uscita dove, secondo una drammatica profezia attribuita al re del mondo, nell'anno 2029 il misterioso popolo di Agartha uscirà dalle sue caverne per apparire sulla superficie della terra. Altro non mi è concesso di dire. Posso solo ripetere la magica frase del mio maestro indiano, pace su di lui. Nessun lago al mondo può riflettere una montagna se la montagna non c'è.